Sarebbero decine le vittime del ciclone tropicale Pam che si è abbattuto sull'arcipelago di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. Il ciclone di categoria 5, la massima intensità, avrebbe distrutto centinaia di case e provocato un blackout. Quasi impossibili le comunicazioni. Secondo alcuni testimoni, il vento, che soffiava fino a 250 km orari, ha sollevato onde alte 8 metri che hanno inondato la capitale Port Vila. Pam, che è ancora in fase di accelerazione, si sta spostando in direzione sud-sud-est verso la Nuova Caledonia, dove l'allerta è già alta. La maggior parte dei 260.000 abitanti dell'arcipelago di Vanuatu vive in case che non sono state costruite per reggere una simile tempesta. L'emergenza umanitaria è già scattata, le squadre di soccorso delle Nazioni Unite sono pronte a partire, ma il problema è capire dove atterrare, visto che l'aeroporto della capitale è chiuso.